buongiorno mondo, vi saluto da Roncole. Abbiamo già fatto più o meno 4,5 km da quando siamo partiti dal B&B. Ci siamo già fermati principalmente per la colazione, ma perché qui a Roncole c'è la casa natale di Giuseppe Verdi, che è questa qui alle mie spalle. Però è ancora chiusa alle visite, perciò proseguiamo e andiamo a Soragna, mi sembra, dove c'è la Rocca e il Museo del Parmigiano. Se ce lo aprono, abbiamo contattato la responsabile e vediamo se siamo fortunati come siamo stati fortunati con quello del culatello. Perciò pedala Giappino, pedala Simona, game on. Oh, c'è i bitch. Dunque, un breve aggiornamento. Per il Museo del Parmigiano ovviamente non siamo stati fortunati. La responsabile ci ha risposto che oggi non è possibile visitarlo e avremmo dovuto avvisarla con 2 giorni d'anticipo, ma girando in bicicletta difficile sapere e pronosticare esattamente il momento in cui si arriva nei posti, però vabbè, speriamo di visitarne almeno uno o due degli altri dei musei del cibo, perché sennò abbiamo fatto la tessera abbonamento di tutti, un po' così, i soldi buttati, ma tanto è valida un anno, torneremo. Ad ogni modo, oggi la tappa sarà relativamente breve, almeno per me, sono 30 km pianificati, ma solo e unicamente perché così almeno la Simo come terzo giorno se lo prende un po' di riposo, perché domani sarà il giorno più tosto dei nostri giorni di pedalate, perché avremo quasi 600 metri di dislivello positivo da fare con qualche bella rampetta anche all'8%, quindi si spingerà le bici, perché la Simo non voglio che si spacchi per niente, se non ce la fa si scende, si spinge e andiamo. Dovremmo visitare Castello di Felino, Langhirano, ma questo ve lo raccontiamo domani. Volevo solo aggiornarvi e adesso siamo in mezzo alle campagne tra Roncole e Soragna. Speriamo di non perderci perché siamo usciti dalla traccia ufficiale e siamo da queste parti qua. Simo, come te la senti? Bene. Bene, per adesso bene, ma inizia già a scaldare anche se sono solo le 9. Meno male che oggi è tappa breve, come dicevo. Va bene, si pedala. Game on. Benvenuti a Soragna, 4.700 abitanti, siamo in calo perché i nostri figli e dei bimbi non ne vogliono trovare. E costano troppo ultimamente. I sacrifici. Costa soldi e sacrifici. I giochi, l'asilo, la mia cartella, la prima settimana di scuola, il terrore della maestra e il romancino. Con, diciamo, quindi la mano del diavolo. Sì, poi sì. Allora mancino la sinistra, ci siamo capiti, ci siamo capiti. Si chiama Melica Brillata delle galline. Brava, però prima di dare le galline viene setacciato, cade la farina nei paiuoli a rame. Ricordatevi che il rame è un ottimo conduttore dal fuoco, dal basso in alto, stessa temperatura. Parmigiano reggiano, canna padano. Il carretto del latte che faceva il giro sera e mattina e lo portava in questo caseificio che fino all'86 facevano 2 forme tutti i giorni. 2. Però le vacche nei campi qua non ci sono mai state, le vacche nei campi. Sono sempre state nella stalla, che è casa mia, mio papà che aveva le vacche, legato vicino con la catena al collo. La mangiatoia, ogni 2 mucche c'era in mezzo l'abbeveritorio, quindi venivano munte anche oggi, mattino, sera, il solito orario. Quindi a Diolo da Cappellini, che ci siamo già andati a mettere il naso, ci ha messo la musica
Sì. Primi anni ha messo la musica va a pensiero di Verdi, perché noi siamo le terre verdiane, quindi tutti contenti, e qualche giorno diceva, ma cosa vuoi che capisce lei della musica di Verdi? Lei ci interessava essere munta, che poi andava fuori, al collo c'è una catena con un numero, un codice, mi hai dato 30 litri di latte, quindi ti aspetta 8-9 kg di mangime, quindi è un animale, ma non c'è niente da inserire. Cosa ci diamo da mangiare? Erba medica, erba spagnola, arrivata in Italia dalla Spagna, della fine dell'Ottocento. Prima le marche parmigiano reggiano mettevano queste placche, che sono diventate da collezione. È una placca degli anni 50, perché a Grana Padano e parmigiano reggiano ci sono ancora le scintille che girano. Io sono più bravo di te, te sei più bravo di me, quindi mettiamo la zona dove possiamo fare il nostro formaggio. Perché il trucco è quasi tutta l'alimentazione. Tutti andavano a Rimini, e chi andava qui, le ragazze, a raccogliere i pomodori, mettevano, diciamo, la capala grande che ci sono lì fuori, tipo di guanti, che... perché dopo noi, non figli agricoltori, sapevano se loro erano stati al mare o raccogliere i pomodori. Quindi se eri a raccogliere i pomodori non ti chiedevo se ballavi con me. Cose vere già scritte qua della nostra bassa ovest. Ecco, non c'è nessuna macchina, passa adesso la macchina e quindi aspettiamo due secondi. Lenta, lei sbadiglia perché è stanca. Aspettiamo che passino le macchine, perché accendo la cam e arrivano le macchine, anche se è un paese abbastanza tranquillo. Comunque, dicevamo, come vi dicevamo prima, il Museo del Parmigiano Reggiano, per il quale avevamo pagato già il biglietto cumulativo dei 9 musei del cibo, era chiuso, ma siamo stati salvati dal buon Mauro, che ha accanto al Museo del Parmigiano il museo della civiltà contadina, e ci ha accolto e aperto il museo raccontandoci storie e aneddoti della sua famiglia, visto che comunque il museo è pieno di una collezione privata. Sì, una collezione privata con attrezzi contadini, proprio per la lavorazione dei campi, del mais, del vino. Vai, racconta. Del maiale. Racconta, parla forte. Finito. Va bene, speravo che lei mi aiutasse nel racconto di questo museo, dove Mauro è riuscito a trasmettere tutta la passione che ha per il suo territorio, per le sue campagne. E se passate da Soragna, mi raccomando, andate a visitare il Museo della Civiltà Contadina e dite a Mauro che vi ha mandati il JAP, i due ciclisti Simone e Simona, e basta, andate a visitarlo perché merita, lui è divertente, fa un sacco di racconti simpatici. Molto. Quindi noi adesso siamo andati alla Rocca e stiamo per ripartire in direzione Fontanellato, dove ci fermeremo per mangiare e vedere la Rocca anche lì. Saluta a tutti. È stata molto 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 più bella la visita di questo museo rispetto a quella del Colatello. Qui erano video noiosi, no? Qui invece? E qui era bello, raccontava tutta la sua storia, si vedeva che era appassionato, era carino, mi è piaciuto. 2 ore siamo stati, La Simo con l'asfalto nuovo è un treno, non la ferma più nessuno. 22 all'ora, vento tra i capelli, sorriso in faccia finalmente, ma lo vedremo domani con le salite, quel sorriso lì, se rimarrà, vero? Vedremo quante botte ti prendi domani.
Perché devi darmi le botte? Io te l'avevo detto che non volevo fare le salite. Domani mazzate. Siamo quasi a Fontanellato. Arrivati a Fontanellato giusto per la pausa pranzo con piadina e colatta, piadina e crudo, proprio davanti alla rocca. Buon appetito! Grazie Komoot che ogni volta ci fai fare queste esperienze di vita, Simo? Grazie mille. Vediamo dove sbuca sta stradina, vi faremo sapere. A dopo. E dopo essere stati spennati per benino al bar di Fontanellato, dove per due piadine, una bibita e un'acqua minerale ci hanno fatto pagare la bellezza di 22 soldi, siamo arrivati al labirinto dell'Amazone, che non visiteremo perché anche questo costa 18 euro a testa ed è follia, e quindi non c'entriamo, oltre al fatto che la direzione che dobbiamo prendere si sta rannuvolando e rischiamo di prenderci un lavetto. Ci mancano solo 8 km e mezzo al nostro B&B. Ci hanno anche fatto la cortesia di prenotarci la trattoria poco distante da loro per questa sera alle 7:30. E niente, oggi, come dicevamo, giornata breve e di riposo per domani, perché domani lei scoppierà! Abbassa la testa, Simo! Molto bene, siamo arrivati da un'ora abbondante nel nostro B&B, siamo già in stanza, già lavati, siamo in tenuta casalinga perché ci prepareremo per uscire e andare all'osteria che ci ha prenotato la proprietaria del B&B, e ci stiamo rilassando, ma la Simo si sta rilassando forse fin troppo, perché guardate cosa abbiamo in camera qui nel B&B. Fai vedere che sei viva, alza la mano. C'è una poltrona massaggiante super tecnologica con mille funzioni e lei è lì da penso mezz'ora. Ogni tanto gli devo chiedere di farmi un cenno per farmi sapere che è ancora viva, ma almeno si rilassa, perché domani dovrà affrontare tutte quelle salite senza insultarmi troppo. One eternity later. Un disegno anche sporcato. Strano, eh? Com'è il colatello? Non lo so ancora. Allora, ci teniamo davanti a 24 mesi. Come funziona la lettura della forma di parmigiano? Al lato avete tutte le informazioni che occorrono. Questa è la data di
produzione, o meglio, questo indica la stagionatura, poiché questo parmigiano è stato messo a stagionare luglio 2021, per cui ormai 25 mesi. Troverete anche un altro numero composto da due cifre qualora il parmigiano arrivasse da Parma, quattro cifre, pardon, parmigiano da Parma, o tre cifre parmigiano da Reggio Emilia. Qua c'è il, dove c'è il taglio? Qua. Okay. 22-33 indica il caseificio di provenienza. C'è chiaramente il marchio del parmigiano reggiano che si sviluppa in Italia. Quello che abbiamo fatto adesso come operazione è prelevare quello che ci interessa per poi mantecare successivamente. Buonasera. Molto bene. E adesso teniamo lo spaghetti. Lo spaghettino è mio. No, sì. Ma tu hai la nolina. Non fai la furba. Non fai la furba. Facciamo metà a metà. Quanto mi dai per darmi la metà? Non so, magari poi mi piacciono più gli annolini. Questa ricordo essere un'interpretazione della gricia. Non è la ricetta originale che... Non facciamo vedere ai romani. No, no, i romani, perlomeno quelli che sono passati l'hanno assaggiata con un attimo di stizza subito. Lo state facendo. Oh, la nostra è un'interpretazione in chiave parmigiana, con i prodotti di qua. Parmigiano, gola, il pepe rimane pepe. Non visto. Chi va di anolino? A me. Visto che è bravo? La coraggiosa. No, no, è bravo, è bravo. Così si può. Prima sciolta alla pasta del parmigiano, tuffettino, questo è uno spaghetto rigorosamente fresco, è fatto in casa, ci serviva un po' di acqua di cottura e ora si amalgama. Quindi sei appassionata? Sì. Seconda di come vogliamo la crema, se più lassa o più stretta, ci regoliamo con la pasta, con l'acqua della cottura. Goccino in più non ci fa male. Due. Poi come si dice, no? Col cerchio, poi con la bocca. Poi un pochino d'acqua, grattatina al parmigiano. Secondo me questa è la dimensione giusta. Apri la.